Nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Questa sera una cosa veramente sfiziosa, come avete visto dal titolo del video, devo fare una matriciana, ma questi non sono gli ingredienti della matriciana. Ma dato che dobbiamo giocare col guanciale, mi è venuto in mente questo antipastino sfizioso, quindi andremo a fare una vellutata di cannellini. Questi sono quelli già reidratati, già lessati, tutto, quindi andremo a utilizzarli direttamente, vediamo poi dopo come. Altrimenti, se prendete quelli secchi, dovete prima lavarli bene, metterli, lasciarli in ammollo, insomma c'è tutto il procedimento per trattare il fagiolo secco. Cannellini, un po' di sale fino, olio di extravergine di oliva e, se vogliamo dargli un tono particolare, qualche goccia di olio aromatizzato al tartufo. Altrimenti possiamo farci anche solo una bella vellutata di cannellini. Ora andiamo a vedere i passaggi per farci questo antipasto sfizioso. Prima cosa, vado a tagliare gli stick di guanciale. E ci spostiamo ai fornelli. Facciamo partire il guanciale e andiamo a rosolarcelo in modo che cominci a rilasciare il suo olio. Ok, in questo caso non andrò a usare l'acqua di cottura per fermarli, perché devo fare altri passaggi, quindi come ho fatto un po' per il video della carbonara, li vado provvisoriamente a togliere. Quindi vado a togliere i nostri stick, mettiamoli in un piatto. Ora in questo bendidio di olio andiamo a mettere, allora, una parte dell'acqua andiamo già a scolarla in un contenitore che ci servirà dopo per frullare. Ok. E andiamo a mettere i nostri cannellini. Io ne metto 3 cucchiai, secondo poi di quanta vellutata vogliamo fare. Riaccendo e li facciamo andare giusto qualche minutino, 2-3 minuti. Comunque curiamoli, fuoco medio, e andiamo a cuocerli, a dargli l'ultimo pezzo di cottura, visto che questi sono appunto i precotti e reidratati, nell'olio del guanciale, così cominciano già a insaporirsi per bene. Spegniamo. Ok, ora prendiamo i nostri cannellini e andiamo a metterli in un contenitore per il frullatore a immersione. Aggiungiamo un goccio d'olio, un cucchiaio scarso, un bel pizzico di sale, ora
così possiamo procedere con la vellutata. Per farla più buona, a gusto una macinata di pepe nero. Qualche goccia di olio aromatizzato, questo è il tartufo bianco, un cucchiaino diciamo da caffè, e andiamo a frullare. Assaggiate, mamma, una delicatezza pazzesca. Prendiamo un contenitore, guardate la consistenza della vellutata e la nostra vellutata è pronta. Andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me. No, guardate quanto già vi ispira cannellini al tartufo e stick di guanciale. Questa non so come mi è venuta, ma mi è venuta proprio bene. Guardate, provatela e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E come sempre, ovviamente, quello che vi chiedo col cuore è di mettere un bel like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per sostenerlo in modo tale che non affonda, per ripagare e non rendere vano tutto quello che sto facendo, e attivare la campanellina se volete non perdervi le prossime video figate. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok, dove invece di ogni giorno ci facciamo tante risate, non solo cucina. E grazie, grazie di cuore a chi si è già iscritto e a chi si iscriverà. Andiamo con questo antipastino e poi si procede con la matriciana. E ci vediamo alla prossima video figata. Ciao!